Buonasera amici sportivi, ben ritrovati, nuovo appuntamento finalmente per la seconda volta di fila post lockdown in studio ad Amici Granata per commentare una ripresa della Salernitana che è a rilento, a corrente alternata, tre partite, appena due punti con vittorie sfumate o pareggi agguantati in mezzo alla trasferta di Chiavari con Lentella che ha decretato una sconfitta. Salernitana ancora nella griglia playoff, però soltanto all'ottavo ed ultimo posto utile quando mancano sette partite alla fine della regular season, e domani sera sarà di nuovo campionato. Domani sera ci sarà una partita delicatissima, un derby con la Juve Stabia che, se Sparta piange, Atene non ride, perché le Vespe sono reduci addirittura da tre sconfitte consecutive e dopo aver messo in cassaforte quello che era un discorso salvezza adesso devono guardarsi le spalle. La Salernitana però non può fare assolutamente regali, non se lo può permettere se vuole veramente avere delle ambizioni da post season. La notizia dell'ultima ora è che addirittura il club Granata abbia fissato, ma del resto è obbligatorio farlo se vuoi davvero sentenziare un discorso del genere, ha fissato e depositato il premio promozione, 1,5 milioni di euro da dividere per tutta la rosa, depositato martedì scorso al termine di quella che era la proroga dei contratti. In questi c'è anche il discorso del capitolo promozione, che invece inizialmente a normalità di campionato andava depositato entro il 29 di febbraio, è stato fatto martedì scorso, 1,5 milioni di euro in caso di promozione. Sarà promozione, saranno playoff, lo si augura la città, ce lo si augurano tutti. Lo spera Gian Piero Ventura, che oggi pomeriggio è tornato per la prima volta a parlare vis-à-vis con la stampa nella sala stampa Simone Vitale del Mary Rosi, dove la Salernitana ancora in questo momento si sta allenando seduta di rifinitura, perché si tornerà al passato, si ritornerà al 3-5-2, ma con tante novità che siano dettate da squalifiche, defezioni, infortuni o acciaccati di vario genere. La notizia nella notizia è l'avvicendamento di Djuric, che non partirà titolare, non ci sarà neanche Cerci dal primo minuto, il tandem offensivo sarà composto da Giannetti e Iallo. E mentre parte in sottofondo di nuovo la sigla per questo breve ma intenso editoriale che mi sono permesso di fare, un buonasera e benvenuto e ben ritrovato a Paolo Osiotto, amico e collega di SalernitanaNews.it. Buonasera Paolo. Buonasera, buonasera Eugenio. Non poteva mancare, l'avevo aspettato alla prima, però l'ho chiamato in fase troppo lockdown, non poteva mancare il Toro di Mariconda, ospite graditissimo nei nostri studi. Buonasera Ciro De Cesare. Buonasera a voi, buonasera. Ciro, a tutti. Partiamo dalla fine, partiamo da questa ripartenza con le parole, lo stesso Ventura, poi lo ascolteremo, ha detto mi aspettavo di più, vedevo negli occhi dei giocatori la voglia, la grinta, però il campo ha dato dei risultati diversi, ha parlato di una vittoria prioritaria domani sera, non ha detto dentro fuori, però il pareggio non ci sta bene, insomma c'è un solo obiettivo, c'è un solo risultato. Sì, sicuramente la Salernitana è partita un po' col freno a mano, perché nelle ultime partite abbiamo visto sicuramente tanti problemi fisici, giocatori indietro di condizioni, e poi ci ha messo anche un po' Ventura per quanto riguarda schierare delle formazioni che secondo me non hanno dato equilibrio alla squadra. Però è normale, queste sono situazioni che l'allenatore deve essere bravo a capire al gruppo cosa vuole, perché comunque dobbiamo essere sinceri, le prestazioni sono al di sotto di quelle che ha fatto prima che succedesse il Covid-19. È una squadra che comunque mi sembra come che... Come ti spieghi questa involuzione? No, cioè, stavo dicendo, mi sembra che ha perso un pochino il filo proprio, ha perso proprio il gioco, ha perso proprio la voglia. Come ho detto prima, deve essere l'allenatore bravo, perché comunque sì, tanti infortuni, per l'amor di Dio, però schierare delle formazioni un pochino non equilibrate, comunque la squadra non riesce a fare due passaggi, perché dobbiamo essere sinceri, la Salernitana in queste ultime partite fa molta fatica, poi
Non vedo, ci sono dei giocatori importanti come Kin che non gioca, vorrei capire la motivazione di questa esclusione di questo ragazzo che secondo me è un giocatore che per me dovrebbe giocare sempre. Ha schierato una formazione in casa contro con Cerci e Lombardi, mi sembra che lì Ventura ha un po' peccato secondo il mio punto di vista, perché comunque la squadra era molto ma molto bloccata. Poi l'altro giorno contro la Cremonese, se non vado Sì. errato, anche andando sotto, però è stata fortunata. La squadra ha un po', diciamo, mentalmente ha un po' perso la voglia perché fanno degli errori troppo facili, anche il primo gol che ha preso l'altro giorno su un passaggio orizzontale del terzino, aiutami a dire, lo straniero, che per me è un buon giocatore, e lì si vede che i ragazzi mentalmente, secondo me, non sono propensi a fare un campionato da vertice. Paolo, intanto ci sono i convocati, sono stati diramati proprio in questo momento, insomma tutto confermato, lo dirà Ventura, lo ascolteremo tra pochissimo. Cicerelli probabilmente soltanto per dovere di firma andrà in panchina, si darà un po' di spazio, un po' di respiro a Djuric, la formazione dovrebbe essere un 3-5-2 anche se Ventura prova a giocare a nascondino. Sì, insomma, la formazione è quasi obbligata ancora una volta per Ventura e credo che questo possa penalizzare la Salernitana perché l'abbiamo visto già nella gara di Chiavari, che probabilmente è stata la peggiore per approccio di interpretazione da parte della compagine granata. Tant'è che con la Cremonese, al di là degli errori che ci sono stati e che ti hanno penalizzato, l'hai ripresa proprio grazie ai cambi, grazie ai giocatori che sono entrati a gara in corso, tra cui anche Cerci che è entrato abbastanza bene e quindi chiaramente sei riuscito a cambiare l'esito della partita. Perché poi con questo caldo, con queste temperature e con questi ritmi, perché si sta giocando praticamente 2 volte a settimana, i cinque cambi diventano fondamentali. Avere una panchina corta con Cicerelli che non è al top, Djuric che non è al top, Jarosicki che anche, da come diceva oggi Ventura, non è in condizione, in grande condizione, insomma questo può un po' penalizzare la Salernitana, però come dicevi anche in apertura Eugenio, non è che la Juve Stabia viva una situazione di grande serenità e felicità dal punto di vista anche atletico, quindi sarà una sfida quasi alla pari da questo punto di vista. Chi perde di più? Chi rischia di perdere di La più? Salernitana. La Nonostante la Juve Stabia sia Salernitana, arrivata a che la tre Juve sconfitte Stabia, io l'ho di fila. vista a Benevento, non meritava di perdere. La Juve Stabia ha fatto una buona partita a Benevento e ha rischiato pure di andare in vantaggio. Io l'ho Tra vista l'altro la in partita superiorità numerica. in superiorità numerica, sicuramente. Beh, Benevento in questo momento è normale, è una squadra che fa campionato a sé, perché una rosa del genere festeggiano pure. Con Cioè, sette. io vorrei capire questo improta, no? Cioè, ma è una persona veramente scostumata, una persona obbrobrioso proprio. Si è permesso di sui social di. Cioè, tu Poi stai. gratuitamente, No, ma tu tra stai l'altro. festeggiando e avrò l'opportunità sicuramente di incontrarlo. Ma tu hai avuto, lo conosci? Non lo conosco, ma mi era già antipatico come persona. E ti dico la sincera verità, non è corretto, perché tu stai festeggiando una promozione dove hai meritato. Cosa c'entra il fatto che tu ti metti a dire chi non salta il pisciolino? Mi sembra che non è corretto, perché poi sei pure una persona che hai giocato qua. Ma gliel'ho mandato già a dire da un suo collega, sempre ci incontreremo. Lo faccio tanto, sicuro. Ti giuro, guarda, è una cosa allucinante, è una cosa, sono rimasta talmente male, perché poi, cioè a Salerno comunque sei stato trattato bene. Sicuramente un napoletano, ma non per i napoletani, perché io ho tanti amici a Napoli, però lui è disgustoso quello che ha fatto. E questa è la Ma colpa gratuito, tra l'altro. della società, perché se avrò il piacere di incontrare Pasquale Foggia, io lo dirò, perché la società, che comunque è una società molto Seria. seria, e non permette che un tesserato si può. Ho aperto questa No, parentesi no, esatto, tra l'altro magari te l'avrei anche chiesto, però perché la una cosa che cosa. mi viene in mente, dici anche bene la società, ma nel momento in cui uno apre un social e parla la società là può multarlo, ma il fatto è È avvenuto però. avvenuto già, sì. Non mi sa. A parte che lui non rimarrà neanche là, questo gli vorrei dire, tu fai le cose che poi torneresti indietro, perché non fa sicuramente la Serie A. Ma Non è un giocatore poi, top. no, ma è disgustoso proprio, non,
non esiste. Ci deve essere la rivalità, per l'amor di Dio, ma tu stai festeggiando la Serie A. Cosa c'entra sta cosa? Ma poi anche la rivalità. Inoltre si rischia, no, si rischia di inasprire il rapporto che ha fatto. Ma poi io gli vorrei dire, ma chi vi conosce? Ma chi vi sa? Cioè, chi non vi conosciamo noi? Cioè, noi siamo una realtà povera. Cioè, Salerno è un'altra realtà. Perché poi oltretutto vengono tutti a Salerno poi a fare shopping e quant'altro. Ciro, scusa, visto che hai aperto, per chiuderla la parentesi, hai detto a un amico in comune proprio queste testuali parole? Sì, cioè, l'ho detto, è meglio che non lo incontro perché gli faccio passare un brutto quarto d'ora. Senza leggere. Ma lo dico perché deve ascoltare, perché è disgustoso quello che ha fatto questo giocatore. Non esiste. E mi meraviglio, come ho detto prima, una società come Benevento che lo dovrebbe multare. Perché non esiste assolutamente. Ma un brutto quarto d'ora nel senso che gliene dici quattro? Ve lo dico io, dico, sicuramente se ci incontreremo gli dirò due o tre cose, sicuramente, senza ombra di dubbio, ma ci incontreremo. E allora, dopo questa ciosa... Non la scrivere però. No, non l'ha sentita nessuno. L'abbiamo detto. Non l'ha sentita nessuno. Siamo partiti abbastanza. Tra 10 minuti sarà già su Facebook. su Facebook e su tutti i social. Ma conoscendo il buon Toro, credo che il messaggio sia voluto che lo ascolti proprio. Deve ascoltare. E lo deve ascoltare anche la società. Perché come ho detto prima, la società è una società seria, fatta di... professionisti, partendo dall'allenatore, direttore e sicuramente il presidente. E questi giocatori che si permettono di dire cose che non hanno niente a che vedere con dei festeggiamenti, bisogna o multarli o cacciarli via naturalmente. Ecco, insomma, da questo punto di vista sicuramente... magari perché noi qualche successo. Mese fa, se ricordo, abbiamo avuto la fortuna di intervistare proprio Patron Vigorito, che invece ha sempre avuto parole... di grande logica. Vabbè, ma c'è pure la piazza di Salerno. Comunque Vigorito, esatto. C'ha un buon rapporto. Ma andiamo avanti. Paolo, sono usciti convocati, tutto confermato, ti senti di abbozzare un probabile 11? Ma la formazione, ripeto, penso che sia quasi obbligata per Ventura, che chiaramente in porta riproporrà nuovamente Mika in divisa. Bisogna capire chi giocherà a destra, ma credo che Aia riprenderà il suo posto titolare con Migliorini al centro e Jarosinski, che dovrà stringere i denti come braccetto sinistro. A centrocampo Zizek credo che tornerà, insomma, a essere un po' il regista o con Ditacchio magari mezzala o viceversa, insomma, si possono scambiare anche a gara in corso. Sugli esterni chiaramente, insomma, bisogna fare un po' di necessità virtù. Credo che si possa rivedere Kim, che ricordiamo aveva avuto un problema di natura muscolare a Chiavari, per questo poi è uscito, non ha giocato la gara contro la Cremonese e si è allenato a parte con il preparatore dopo il triplice fischio. Era in panchina ma di firma, sì, per dovere di firma, non si è neanche mai riscaldato, infatti. Quindi insomma questa è la linea di centrocampo. In attacco appunto credo che Gondo Iallo sia l'unica soluzione, considerando che Cerci e Diuric ci riposeranno. Giannetti insomma non ha fatto una buona impressione con la Cremonese, anche da un punto di vista fisico. Apriamo una parentesi di Lombardi, che si è fatto cacciare fuori, ha preso due giornate. Assurdo, io onestamente l'ho definito assurdo. È assurdo. Ma lascia stare che tu non volevi, non era indirizzato all'arbitro. Comunque l'ha avuto la partita. Sono gesti che l'arbitro l'ha preso come se avessi tirato la palla, ha preso, è normale, no? E ci stanno pure le due giornate. Però che senso ha? Cioè, non capisco. Cioè, in un momento così. Io non voglio caricare la cosa, però devo riconoscerti che tu, anche quando la Salernitana stava viaggiando sulle ali dell'entusiasmo, poi magari vediamo anche la classifica, perché è un campionato talmente mediocre che nonostante una battuta d'arresto e due mezzi passi falsi, la Salernitana comunque è ancora in zona playoff, sebbene all'ottavo posto. Tu hai sempre detto che, e io lo sottoscrivo a questo punto, che a questa squadra, al di là delle idee, del gioco, Ventura, non Ventura, manca un leader o più di un leader. Leader in questa squadra io non ne vedo. E questo è una squadra, un problema in questo momento. Questa è una squadra in questo momento che è piatta. Cioè è una squadra che ognuno fa il compitino, non c'è nessuno che... si prende una responsabilità. Nessuno ha come gli attributi per prendere in mano la situazione. Nessuno, ma neanche in panchina, nessuno. È una squadra che comunque viaggia e probabilmente anche l'allenatore, secondo il mio punto di vista, sta perdendo un po' il filo del discorso, perché
anche questa informazione che mette così, anche lui probabilmente non è sereno, perché anche nelle interviste che fa cerca sempre di mantenere l'equilibrio. Però la squadra in questo momento fa fatica. Ma da allenatore deve farlo un po', no? Sicuramente, però i problemi ci sono in questo momento. Perché? Cioè, tu sei allenatore oggi, se dovessi registrare dei problemi che sono oggettivi, magari in sala stampa ti presenti e provi a difendere i tuoi, lo farai, lo hai fatto sempre. Squadra va sempre nello spogliatoio, che fai? Le colpe maggiori sono sempre dell'allenatore. Questo è fuori discussione. Davanti ai microfoni io difenderò sempre i ragazzi, ma dentro me li mangio, è normale, no? Poi bisogna capire perché questa squadra non ha questo cambio di passo, perché è sempre cadenzata, parte sempre all'inletto, perché probabilmente è una preparazione un pochino a rilento, non riescono a entrare in condizioni. Ci sono tante situazioni che comunque alla fine stanno facendo delle prestazioni non buone, secondo me, perché la squadra prima del Covid, quello che aveva è che camminava molto, aveva molti giocatori con benzina nelle gambe. Adesso mi sembra che si fa molta fatica. E allora, intanto non fa fatica De Cesare ad avere proseliti su Facebook e sui nostri profili social, perché subito Daniele Rispoli, Ciro Airchie, fai sempre la differenza, Mario Parumbo, grande toro, rallan faccia a questo, insomma, chiavicone, credo che di voler interpretare, Enrico Volpe si vola, poi il nostro profilo internet ti chiedevano, ecco, la bionda ultras per De Cesare, cosa ti voleva spiegare Cagni al Volpe? Devo dire che da queste tribune, perché da queste tribune hai lanciato sempre degli input a proposito di, ma non era il Volpe Cagni, era il Volpe che ti disse, tu, no, era a Piacenza quando ti disse tu che ci fai qui. Che lo trovo a piacere. Sì, io lo incontro lì perché fecero cambiare un allenatore, c'era Costinelli. E noi arrivammo a campo perché non sapevamo niente, perché fu una cosa. Lui mi vide là, mi disse: ma tu che fai qua? Io, tu che fai qua? Cioè, ma tu ti rendi conto, no? Vabbè, comunque 3-5-2, giusto così, Ciro? Sì, secondo me questa è una squadra che 3-5-2 di Ventura è un marchio di fabbrica. È una squadra che secondo me può fare molto bene. Nelle ultime partite ho visto chi ha schierato un 3-4-3, secondo me non ha le gambe per fare il 3-4-3. Secondo me è una squadra che domani sarà molto dura, secondo me, perché sarà un derby, questi si devono salvare, ne vengono da una buona prestazione, anche se hanno perso, ma hanno fatto una buona prestazione lì a Benevento. Domani se non fa risultato poi diventa abbastanza difficile poi dopo le prossime partite che va a incontrare. Secondo me loro domani l'allenatore deve essere bravo a caricare molto la squadra domani. Domani c'è una partita dentro fuori. È un crocevia, Paolo, domani, il derby. Ma in termini di classifica no, credo, perché poi bisogna anche vedere chiaramente i risultati delle altre che non stanno facendo sfraceli. Però a livello di test, di motivazioni, se non vinci la seconda gara in casa, insomma non sfrutti veramente tre gare interne su quattro dopo la ripresa, è chiaro che poi, in vista dei prossimi sette impegni, dei futuri sette impegni, rischi di subire il colpo dal punto di vista psicologico, perché poi la classifica lì è corta, insomma, Chievo, Frosinone, Pisa, Empoli sono tutti lì. Attenzione al Pisa, che sì, dopo il lockdown sta vivendo un exploit davvero importante. A proposito di quello che c'è l'Empoli, Paolo, io il Pisa, Ventura dice abbiamo fatto un pessimo secondo tempo, sì. A me non è che il primo tempo del Pisa mi aveva entusiasmato, però ti eri trovato avanti. Ma a me sai cosa ha impressionato, signori, sapete cosa mi ha impressionato? La gamba del Pisa. Il problema è che non è solo il Pisa, poi a Chiavari, Lentella partito fortissimo, volava, Ciro, come se ma cioè, secondo me c'è qualche problema hanno sbagliato qualche tipo di lavoro, e la squadra è abbastanza pesante. Sì, sono d'accordo, sperando che possa trovare, è come per esempio quando è partita la Juve, visto quando è partita la Juve è partito molto. Quindi magari tu dici, potrebbe anche essere una potrebbe scelta. Essere una, anche una scelta, perché poi dobbiamo essere sinceri, lo staff che ha la Salernitana
è uno staff di primo ordine, secondo me sanno cosa devono fare. È normale che poi il coraggio te lo dà anche il risultato. Vero, questo l'ha detto Ventura. Poi questo. domani comunque, se fai un risultato domani è un derby, allora la squadra inizia a prendere più fiducia, ma malauguratamente non dovrebbe essere così, poi diventa dura. È vero, torniamo con le immagini in studio, anche perché Mario Palumbo chiede a De Cesare: che squadra metteresti in campo, Ciro? Di Tacchio lo vedo come un leader, ma anche lui è cambiato ultimamente. E poi Enrico Volpe: ma cosa vi aspettate da una squadra composta da 3-4 giocatori della Lazio che non vedono l'ora che finisca il campionato per cambiare aria? Anche qui poi viene fuori il discorso dei prestiti, della Lazio, della consorella. Allora, noi sotto questo punto di vista, per quanto riguarda il fattore della Lazio, non ci dobbiamo convivere con, fin quando c'è questa proprietà, non ci dobbiamo convivere, è inutile che ci facciamo male. Ma tu come la vedi? Vedi il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Cioè, il fatto di avere tutte le società, le società hanno qualcosa dietro rispetto, è normale, però giustamente i tifosi giustamente si aspettano che comunque questa società fa un sacrificio enorme per portarla in Serie A, perché l'obiettivo è quello là, perché neanche i playoff i tifosi si accontentano, perché poi fai i playoff e non vai su, che li fai fare? Cioè, voglio dire, bisogna capire un attimo queste situazioni, perché una società comunque è una società sana, una società che paga gli stipendi, una società che non ha neanche un euro di debito, e questo è fondamentale oggi. Però è normale che la gente dice: ma a me che mi interessa, io voglio andare in Serie A. Tu questa felicità non gliela devi togliere, non gliela devi togliere comunque, perché noi la piazza come Salerno, inutile, per tutto il rispetto per gli amici del Benevento, ma al posto del Benevento ci deve essere la Salernitana. È inutile che ci giriamo intorno, perché comunque Salerno merita una chance per me. Ma allora il problema sono gli investimenti, perché è normale. Cioè, hai Vigorito che ha puntato dritto senza mezzi termini alla Serie A, ha fallito l'anno scorso, fallito poi, insomma. Per poco non è andata bene. Per due anni hanno speso una marea di soldi questi qua. Appunto, cioè, ma del resto l'equazione non è matematica, Ciro. Ma sono spese folli che Lotito non farà sicuramente. Appunto, però signori, Lotito è mezza Roma e Ciro De Cesare è un testimone diretto. Quando hanno voluto vincere in Serie D hanno preso il meglio, hanno vinto. In Serie C1 qua era una squadra già fortissima, ha preso De Cesare. Era una squadra già fortissima, hanno preso De Cesare, che tra l'altro diede quella là determinante, io lo ricordo aggrappato ad una rete quando abbiamo preso 4 papine, però lui ci mise la fa, anche quello ha inciso. Ma chi c'ha il coraggio di fare una cosa del genere? Ma vedi che quella squadra c'erano calibri giocatori che hanno giocato, giocatori che io faccio nome, Mondervino, Giubilato, Caputo, gente Biancolino. Cioè, questi se ne andavano, io sono dovuto andare io là sotto. Come volete fare? Volete solo andare a prendere gli applausi? Dovete prendere anche i fischi. E in quella circostanza ci ho messo io la faccia. Punto. Ma a proposito di faccia e di... adesso mi è venuto in mente, visto che hai giustamente da Salernitano ti sei sentito in dovere di mandare un messaggio senza mezzi termini ad Improta, a Biancolino hai avuto mai modo... Biancolino ci siamo visti? No, vabbè, Biancolino... queste cose non vanno con quelle. Biancolino è un amico, è un collega e... Quando ci siamo messi a ridere tutti e due, perché ci siamo visti in una partita, siamo andati a vedere una partita e ci siamo ha detto: qua possiamo giocare pure io e te in questa partita, però non, per delicatezza non faccio nome della una partita professionistica, sì, una partita di Serie C. Ho detto: vabbè, io mi metto largo, tu ti metti avanti, ma altre cose. Sono cose che purtroppo succedono. Biancolini ha detto quelle cose perché è stato pompato dai tifosi. Ma tu come l'hai presa? Come l'ho presa? L'ho presa e ho detto: ma che fai queste cose? Dai, sì, la pressione, cosa. Che poi alla fine... Però
ci facciamo rispettare, oggi dove andiamo andiamo, senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio. Andiamo avanti allora. A proposito di derby, ti chiedevano di come schiereresti la squadra, Ciro. La squadra in questo 3-5-2 sicuramente. Normale che io farei giocare Kin quinto a sinistra, però giustamente a destra dovrebbe giocare Cicerelli, ma non è in condizione. Ha detto Ventura, adesso andiamo in pubblicità, poi sentiremo proprio le dichiarazioni di Ventura. Ventura ha parlato molto e a lungo oggi. Ha detto Cicerelli, dopo tutto quello che abbiamo detto, dobbiamo dire pure che comunque la Sanitana ha diversi uomini troppi. Fuori e diversi giocatori fuori ancora condizione, dobbiamo essere onesti. Però come ho detto prima, domani diventa secondo me fondamentale vincere, ma non pareggiare, vincere. Perché se vinci... Ma hai sentito Ventura? No. No, perché stai dicendo esattamente le cose che ha detto Ventura. Non ho sentito Ventura, io al campo non ci sto andando più. Non ti fanno entrare, neanche a te? No, non è che non mi fanno entrare, non ci vado perché c'è successo questa... No, perché ricordo che una volta qualcuno si permise di non... Qualcuno prese la briga di dire... E poi è stato messo a posto subito al parcheggio. Però giustamente è un centro sportivo dove è normale quando si lavora, perché anche io avrei fatto la stessa cosa, no? Quando si fanno delle esercitazioni. Poi soprattutto in questo momento di restrizioni del di legge e quant'altro, perché ogni 2-3 giorni c'è che vanno sì, gli tamponi, ispettori. No, non ho sentito Ventura, però la sensazione è quella lì, la Salentana deve fare una grande partita, deve vincere e convincere, non deve fare una prestazione di basso livello come l'ha fatta nelle ultime partite, deve cercare di fare una prestazione convincente, perché poi dopo le prossime partite saranno fondamentali. Paolo, prima di andare in pubblicità, partita ti aspetti e soprattutto si parlava degli infortuni, ti sei dato una spiegazione? Perché si diceva uno dei pochi lati positivi è che dopo questo periodo di lockdown la Salernitana avrà la possibilità di recuperare Lombardi, Cicerelli, Djuric e quant'altro, sa di fatto che insomma tutto è cambiato per non cambiare nulla, senza parafrasare il Gattopardo. E nel frattempo c'è stata anche la rivoluzione dello staff medico, perché andava via Italo Leno, via Cristoforo Filetti, e ieri anche Giuseppe Magliano, che da 9 anni praticamente era con questa società. E va detto che Lombardi è stato recuperato, poi insomma si è autoeliminato con le squalifiche. Djuric fortunatamente è stato recuperato, però chiaramente ora subentra il discorso della gestione dei calciatori, perché anche Jarosinski, che è sempre stato uno dei migliori, ora comincia ad accusare un po' di stanchezza fisica e mentale. Poi insomma io credo che con queste temperature non sia semplice giocare, però le assenze poi possono diventare una scusa banale, perché se vediamo la partita che ha fatto l'Entella qualche settimana fa, anche sì, l'Entella aveva tante assenze. Ti posso dire, le altre squadre perché corrono? Esatto, a questo stavo arrivando. La temperatura, è la preparazione, che probabilmente la Salernitana ha sbagliato qualcosina. Secondo te ha sbagliato o è una scelta? Bisogna vedere adesso. Questo bisogna chiedere all'allenatore, questa cosa qua. Questo bisogna chiedere all'avventura. Perché poi quando si vanno a fare dei lavori è sempre l'allenatore che chiede ai preparatori un certo tipo di lavoro, no? Magari per avere la squadra più brillante all'inizio o dopo. Magari anche in chiave playoff, penso già ai playoff. Certo. Ventura forse deve avere una squadra che ha d'agosto. E Ventura si è lasciato andare, esatto, anche da un punto di vista cronologico, a proposito di proiezione in ottica playoff. Ha parlato di fra un mese e mezzo significa esattamente il 20 o giù di lì di agosto. Noi andiamo in pubblicità, subito dopo la seconda parte di Amici Granata, con la lunga intervista rilasciata da Giampiero Ventura, la prima dopo il lockdown, vis-à-vis con gli organi di informazione del Centro Sportivo Mary Rosi, che oramai è il quartier generale della Salernitana. Restate con noi. Secondo me gioca invece Giannetti Allo. Le partite, i playoff, è come un mini torneo. È come la Champions, no? Sono tutte finali. Per un giocatore è importantissimo fare i playoff, anche non vincerli, però comunque
quando vai a battere cassa poi l'anno dopo dici ho fatto i playoff, la differenza conta per chi non li fa e per chi li fa. La Saitana in questo momento merita almeno di fare i playoff, perché comunque la squadra, dobbiamo, per tutte le problematiche che sono in questo momento, la squadra è forte, ha perso un pochino il filo del discorso. Secondo me per il Covid-19 ha penalizzato molto la Salernitana sotto questo punto di vista. Perché... Ma anche tante altre squadre, vedi il Frosinone, 3 sconfitte di fila, cioè sì, molte sono hanno fatto fatica a ingranare. Sono squadre che gli porta bene, squadre che ancora fanno fatica come noi, Frosinone. La stessa Juve Stabia. Ma la stessa Cremonese, ma che squadra c'ha la Cremonese? Cremonese doveva, scherzo, dopo il Benevento doveva vincere il campionato. Squadra per me. Il Benevento. E questo è un campanello d'allarme, dai, un campanello d'allarme. Però la Saitana domani se vince può rientrare un pochino di entusiasmo. E ascolteremo così a brevissimo Ventura, prima un rapido giro di vite. Paolo, oggi notizia che abbiamo ribattuto su salernitananews.it, Salernitana che ha fissato e depositato in Lega il premio promozione, 1,5 milioni di euro. Io, a voler guardare male o a voler pensare male, ci metto che questo premio promozione sia anche un po' figlio di quella scelta che è stata osannata, è stata ringraziata l'intera squadra, di rinunciare a un mese e qualcosa di stipendio. Del resto nel margine di trattative si era parlato di un mese, 2 mesi, premio promozione a parte, premio promozione dentro. Sta di fatto che c'è 1,5 milioni di euro da ripartire entro poi il 30 di agosto da parte di 5, diciamo, senatori della squadra, che stabiliranno quanto a De Cesare, quanto a Siotto, quanto a Marotta. Ma questo per la promozione in Serie B? In caso di promozione in Serie A. Speriamo che li prendano. Certo, speriamo che li prendano. Ci pigliamo per culo. Cioè. In che no, ma siamo in fascia protetta. Ma come? Perché? Ma non ci credo neanche se lo vedo. No, no, è stato depositato in Lega, questo è un dato ufficiale. Questo è un dato ufficiale. Poi il depositare e l'incassare ci passa la promozione. Significa che tu non credi nella promozione? No. No? No. Perché? In questo momento no, perché la squadra non ha la forza di andare in Serie A, parliamoci chiaro. In questo momento. Adesso è quello che ha detto anche un po' Ventura, cioè Ventura sì, partito Cremonese, ha detto se dobbiamo andare così in playoff. Ma non ce l'ha perché, però ma un minuto fa tu hai detto che la squadra è forte, non ce l'ha la squadra è forte, ma in questo momento sta facendo fatica e non ha la forza. E domani, se è così, non ha la forza neanche di battere la Juve Stabia. Te lo dico qua, perché si vede. Anche perché in questo momento la Saitana affronterebbe il Pordenone se finisse oggi il campionato. Insomma, il Pordenone è una squadra che corre, che è in grado. Le prossime partite dopo la Juve Stabia vai ad Ascoli, che è in lotta per la salvezza. Allora, ascoltiamo le dichiarazioni di Giampiero Ventura rilasciate alle 16 di questo pomeriggio, quindi praticamente fresche sfornate dal quartier generale della Salernitana nel Meri Rosi, dove il gruppo squadra, poco dopo la conferenza stampa, il tecnico si è trattenuto per oltre un'ora con gli organi di informazione, si è allenata, probabilmente ha dato il rompete le righe proprio mentre andavamo in onda, e tant'è che ci sono arrivati anche i convocati. Vediamo e ascoltiamo le parole di Giampiero Ventura. Una domanda secca a bruciapelo: Jarosinski potrebbe partire dalla panchina? Jarosinski è uno di quelli che ieri non stava benissimo, oggi sta meglio, oggi facciamo allenamento e facciamo una verifica. Se parte, parte perché sta bene, se ho un dubbio no. Quindi, perché lo stesso discorso, Jarosinski è in questo momento diverso rispetto a... Certo. A Djuric, nel senso che nonostante abbia fatto 3 partite i valori sono migliori, quindi vuol dire ha concettualmente recuperato e quindi teoricamente sarebbe in grado di fare la partita, però ha avuto un piccolo fastidio che oggi sta sicuramente meglio, quindi ieri ha fatto un lavoro differenziato, oggi si allena con noi e vediamo. Se ho certezze, Jarosinski, al di là dell'ingenuità fatta, cioè, anzi, proprio perché ha fatto un'ingenuità che secondo me
e gli devi dare la possibilità di dare una risposta immediata sul campo, ma questo solo se mi dà garanzie, se no lo faccio recuperare, perché ad Ascoli vale lo stesso discorso di Diuri, c'è una partita importante che... A proposito di questo, mi ricollego al Trend Union delle ultime tre, cioè Cremona, domani sera il derby, e lei continua a parlare di Ascoli, perché alla vigilia della partita con la Cremonese disse con lucida precisione: non è una partita da dentro fuori, però fece capire che era già un passaggio importante. Avendola mancata, fra virgolette, nel senso che l'obiettivo era naturalmente ben altro, sebbene la compattezza di squadra a cui ha fatto riferimento poi ha portato almeno ad agguantare il pareggio, quella di domani sera, lo ha detto, non ci basta il punto, ma è una partita da dentro fuori in ottica delle ambizioni della Salernitana. Allora, le ambizioni della Salernitana dovresti dire... Ambizioni attuali, non quelle di inizio stagione. Le ambizioni sono le nostre ambizioni, non sono le ambizioni di tutti, perché se uno avesse le ambizioni di tutti significa che anche prima ci avevano le ambizioni, no? Le ambizioni possono venire e andare a secondo di un risultato, quindi noi ci siamo posti, abbiamo provato, perché l'ho spiegato l'altra volta. Quando alzi un'asticella, la alzi, questo non significa assolutamente niente, alzare l'asticella significa che incominci a vedere le cose in maniera diversa, quindi hai responsabilità diverse, hai obblighi maggiori, no? Perché tutto sommato quando... Se negli ultimi, adesso non voglio parlare del passato, ma bisogna fare per forza, se negli ultimi anni ti sei sempre salvato alla fine, cioè il fatto di aver raggiunto la salvezza con 3 mesi di anticipo, uno può anche dire sono contento. Io ho detto no, abbiamo fatto il primo passo, adesso dobbiamo alzare l'asticella. Per alzare l'asticella bisogna che qualcuno incominci a vedere le cose in maniera diversa, non è più come sono contento di quello che ho fatto, guarda che cosa posso fare se inizio a lavorare in maniera diversa. E questo non avviene dall'oggi al domani, tanto per dire, io, sai, un conto sono le mie parole, poi un conto sono i fatti sul campo. Oggi, tu rispondo prima alla domanda tua, non è un dentro e fuori, perché un dentro e fuori per la vittoria immediata della Serie A diventerebbe pesantissimo, direi quasi difficilissimo, se non quasi impossibile. Per i playoff assolutamente no, questo è abbastanza evidente, no? Però, ripeto, no, io non la vivo in questa maniera, io capisco, allora, perché bisogna essere... Io noto, faccio una rubo 30 secondi a tutti. Se uno mi fa 5 volte la stessa domanda, faccio un esempio, io rispondo 5 volte nella stessa maniera e poi alla fine dicono ma dice sempre le stesse cose, e mi verrebbe da dire perché mi hanno fatto sempre la stessa domanda. Però risulta che dico sempre le stesse cose. Quando siamo partiti avevamo degli obiettivi primari e su quelli mi sento di dire che quasi, non dico totalmente, ma i primari li abbiamo centrati. Dopo ci siamo posti degli altri obiettivi, che non sono quello di vincere, ma di creare i presupposti per vincere. Quindi, come? Incominciando a pigliarci delle responsabilità, incominciando a assumere all'interno di un gruppo, ogni singolo calciatore, la responsabilità di... Cioè, le cose non vengono mai per caso, no? Quindi, quando noi parliamo di ambizioni, le ambizioni sono un qualche cosa di astratto, c'è l'ambizione personale del calciatore, poi c'è l'ambizione personale del gruppo, poi diventa automaticamente, se sei bravo, se siamo bravi, l'ambizione della squadra, che è quindi poi il risultato finale. Oggi molti giocatori della Salernitana sono adocchiati da altre squadre, quindi vuol dire che abbiamo in parte seminato. Potevamo seminare di più? Assolutamente sì. Potevamo fare risultati migliori? Assolutamente sì. Ma siccome che non ho iniziato ieri, io so che ci vuole, purtroppo si sale, si scende, come quando tu semini, no? Il terreno è sconnesso, poi lo pianti, poi piove un po', si sconnesso di nuovo, poi piano piano diventa stabile. Ecco, secondo me il nostro grandissimo obiettivo futuro è
stabilizzare. Poi una volta stabilizzato vediamo se che cosa manca, no? Cioè, vale per adesso e vale per domani e vale per dopodomani anche senza Ventura, non c'entra niente l'allenatore qui, si parla di concetti che sono un pochettino più importanti del giocatizio, giocaccaio, hai vinto, sei bello, hai perso, sei brutto, questo è il gioco del calcio. Però per creare questi presupposti bisogna seminare in questa maniera, cioè nel momento che io ho stabilito le fondamenta e ho cominciato a tirare su, poi devo andare a capire se mi basta quello che ho tirato su, perché secondo me se non ci metto una finestra di quelle antisonoro sento rumore, quindi allora non ce l'ho, allora devo andarla a prendere, poi mi manca, c'ho il tetto ma mi manca una trave, allora il tetto ce l'ho ma non significa che non devo andare a prendere la trave, perché sennò il tetto non mi tiene, quindi mi vado a costruire un qualche cosa che mi dà la garanzia per i prossimi anni di non prendere più acqua, non prendere più freddo, di fare qualche festa in casa e perché no di fare anche qualche i fuochi d'artificio come ha fatto il Benevento 10 minuti prima della fine, perché ha capito che non avrebbero mai vinto, quindi hanno dovuto anticipare i fuochi d'artificio, no? Perché è andata così. Allora, tutto questo chi lo vuol capire accetta e dice ok, poi valutiamo, perché poi sai, le parole lasciano il tempo che trovo. Chi invece non lo vuol capire, viviamo la giornata, ok, viviamo la giornata, quindi la giornata è domani al derby, se non vinciamo a morte tutti quanti, e se vinciamo sì, ma si poteva vincere meglio, ok? Questo è il calcio spicciolo e anche un po' piccolo, se devo essere sincero. Sapendo da dove siamo partiti e soprattutto sapendo qual era l'obiettivo, io dico stiamo lavorando. Poi in questo contesto che io ai miei giocatori alzi l'asticella e li obbligo a non dire più ok, ora che ho preso 6 non studio più, ora che ho preso 6 posso non studiare più o posso studiare 3 volte di più perché voglio prendere 7 e voglio avere la lode, e questo sta a ogni singolo calciatore. Fra un mese e mezzo sarà difficile avere certezze totali, ma fra un mese e mezzo noi sapremo che se questo dice a me interessa il 6 e non mi interessa altro, ok, ne prendo atto, ti ringrazio. Io non ce l'ho fatta, ma io voglio prendere la lode, madonna mia, ci lavoriamo ancora, perché questo prima o poi la lode la prende, funziona così. E allora, 6, 7, la lode, l'obiettivo di Ventura, il primo passo è stato fatto, adesso alziamo l'asticella, questo in sintesi, tanti messaggi, standing ovation per Ciro De Cesare, proviamo ad evaderne qualcuno anche sulla scorta delle dichiarazioni fatte da Ventura. Salernitana Doc, al nostro sito internet, Salernitana News, al nostro sito internet che non è Salernitana News, ma abbiamo Paolo Seotto di Salernitana News, tvogisaleno.it, al link Amici Granata, dice Salernitano Doc, con De Cesare in studio lo spettacolo è sempre garantito, e quindi ne approfitto per chiedergli un po' di cose, essendo sempre schietto nelle sue dichiarazioni. Due domande. Ha detto a Gioventura che con l'espulsione di Lombardi abbiamo perso 2 punti con la Cremonese. Dal tuo punto di vista, il calciatore è già con la testa a Verona? Secondo punto, meglio farli o non farli questi playoff con questa squadra che nelle ultime 3 partite ha collezionato appena 2 punti? Ah, dimenticavo, è stato depositato in Lega il premio di 1,5 milioni per la Serie A. Ciri. Ma naturalmente il mercato può sempre disturbare i giocatori, questo non c'è ombra di dubbio. Però, soprattutto oggi che c'è un mercato in corso di fatto. Queste secondo me hanno fatto un errore comunque, ci sono tante partite in questi giorni e il mercato in corso e comunque i giocatori sono distratti, dobbiamo essere sinceri. Io non lo so se Lombardi ha fatto una cosa perché la testa già c'era da un'altra parte, perché penso che qua è stato sempre trattato bene, è stato sempre visto come uno dei, diciamo, degli esterni più forti nelle ultime prima che succedesse il Covid, perciò mi sembra un po' strano il suo atteggiamento, ma sicuramente ci può anche essere il fatto che lui è condizionato perché
c'è il mercato in corso e probabilmente i suoi procuratori stanno lavorando per portarlo via. Ricordiamo che c'è in atto un possibile scambio con Kumbulla. Il Verona ha chiesto, la stessa Lazio ha chiesto di poter dimezzare il cartellino con contropartite tecniche, nelle quali Lombardi, c'è anche e soprattutto Lombardi, della Lombardi, ricordiamo, della Lazio. Meglio farli o non farli i playoff vista questa squadra? No, vabbè, sicuramente è giusto che noi ci dobbiamo provare. Per me bisogna farli i playoff, perché la squadra, sai, tu quando vai a fare i playoff e non hai niente da perdere, comunque può essere una mina vagante, può essere un fatto positivo e possiamo anche centrare l'obiettivo, dobbiamo essere sinceri. Però dobbiamo aspettare, secondo me, la partita di domani. Ecco, tu continui a insistere sul fatto che la partita Ventura domani, non lo ha detto chiaramente, però lo ha fatto intendere. Perché domani, ti dico che domani è una delle partite più difficili che la Setana potesse incontrare in questo momento, secondo il mio punto di vista. Per l'avversario o per l'avversario? Momento? Per il momento è che è un derby e perché loro comunque hanno bisogno di fare punti. Juve Stabia che dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, Juve Stabia tra l'altro che ha alle prese con varie problematiche, c'è stata una presa di posizione da parte della proprietà importante. Paolo, tra pochissimo avremo modo di ascoltare anche il collega Mario Di Capua da Castellammare di Stabia. Juve Stabia che sta vivendo con lo spettro, anche se la società e lo stesso allenatore si sono affrettati a chiarire che non c'è nulla per il momento, di Caserta. Uno dei giocatori, uno degli allenatori, scusate, ne parlano bene di questo emergenti, e non a caso Caserta pare sia finito nelle mire del Palermo. Sì. E questo, insomma, nella città delle Terme ovviamente può aver un po' distratto a proposito del discorso, sì, di perché mercato. Perché si parla che lui dovrebbe a momenti mettere la firma e non è corretto. Perché comunque tu stai facendo un campionato, ti stai giocando una salvezza dove una squadra, una città intera, e si parla di mercato, ecco. Cioè, torniamo al discorso di sempre. Oltretutto in una piazza che ha lanciato Caserta come allenatore, perché lui ha finito lì da giocatore, ha cominciato il percorso da allenatore, quindi insomma credo che Caserta debba tanto a Castellammare, ma credo anche che ne sia consapevole. Sarebbe che ha deciso di anticipare il ritiro certo. All'Olidea indicava dei Tirreni, c'è stato nel scorso anche un blitz della proprietà per cercherò un po' di caricare i giocatori in vista di questo impegno, perché insomma io sembra che ha perso 3 gare su 3 dopo il lockdown, quindi non è un'ultima spiaggia, ma poco ci manca per la gara di domani per la Juve Stabia. Lo stesso Ventura ha detto che la Juve Stabia ha dilapidato una situazione di tranquillità che aveva guadagnato prima dello stop e adesso effettivamente si deve guardare le spalle. Guardiamo invece le dichiarazioni, ascoltiamo le brevi dichiarazioni che ha lasciato proprio Fabio Caserta subito dopo la sconfitta patita in quel di Benevento con i sanniti che festeggiavano e qualcuno che insomma si è fatto lo scemo, che si è divertito anche ha perso un'occasione, beh sicuramente ha perso un'occasione di stare zitto in prota. Vediamo invece che cosa ha detto Caserta. Mi sentiamo subito in campo venerdì, affrontiamo la Salernitana, ancora trasferta, ancora un altro reto. Sì, bisogna recuperare le energie fisiche e mentali e pensare subito alla prossima, è inutile pensare a questa che non serve più. Ripartire dalla prestazione è sempre ripartire dagli errori che purtroppo ultimamente ci stanno penalizzando, al minimo errore non prendiamo gol. Loro, noi creiamo tanto, non riusciamo, siamo poco incisivi sotto porta e poi, ripeto, almeno per loro la paghiamo e poi è difficile, soprattutto in questo momento, rimettere le cose a posto. Però, ripeto, dobbiamo ripartire dalla prestazione, che secondo me è stata una grande prestazione e, ripeto, il Benevento in 10 paradossalmente per noi è stato peggio. Infatti a fine primo tempo ho detto anche ai ragazzi che dovevamo avere pazienza e girare palle, tenere palle, cercare sempre il varco, che purtroppo il Benevento ti concede pochissimo. Quindi pensiamo alla prossima e ripartire dalla prestazione, sicuramente non dal risultato. Allora, si riparte dalla prestazione o prova a ripartire dalla prestazione e non dal risultato, la Salernitana invece deve partire prima di tutto dal risultato, Paolo.
Sì, di partire il risultato, però mi vorrei un attimo Geno soffermare su quanto detto Ventura nel corso della conferenza di oggi, perché lui ha parlato di progetto, no? Da dove siamo partiti, e poi ha fatto questo paragone edile, no? Questo parallelo con l'edilizia, però lui deve capire anche una cosa, chiaramente non dipende solamente da lui. Parlava di travi, di tetto, però se ti cominciano a togliere qualche tegola, ti cominciano a togliere il pavimento, perché Ventura si è da sta accorta che se un tetto se lo caro ci manca. No, volendo fare una il paragone calcistico, sì, perché l'ingegnere De Cesare ma chi li ha così è? Tu però, non puoi parlare di progetto se 7-8 giocatori sono di un'altra società che li può rigazzare. Lui ogni tanto faccio una battuta, per l'amor di Dio, però avendo il mercato in corso per l'allenatore, tenere i ragazzi sulla corda non è facile. Ciro, ma andare nel mercato, anche se oggi è facile, anche se non ci fosse il mercato in corso, il fatto di avere Lombardi, Zizek, Kin e quant'altro, tutti di proprietà della Lazio, e quindi ho capito, insomma, non però, ci nascondiamo dietro un dito. Tu che fai, giornalista? Il caso Sprocati, il caso... Okay. Allora, quando c'è una fase di mercato, per l'allenatore diventa molto difficile tenerli sempre concentrati, perché la mente è stata un'altra parte. Però vale per tutti, perché il mercato tutti, è aperto certo, per tutti. Tutti. È difficile lavorare, eh? È difficile lavorare. Comunque Paolo, hai toccato un argomento molto molto scottante, perché abbiamo chiesto questo Ventura, non abbiamo avuto il beneficio di poter ascoltare la lunga conferenza stampa. Ventura ha fatto capire però, non lo ha detto chiaramente, ma intanto ha detto, è chiaro, fino a 2 milioni di euro se mi chiedono a De Cesare non lo do, se però c'è una società di Serie A, che mi offre 10 milioni di euro, allora io do De Cesare a 10 milioni di euro e con 7-8 milioni di euro ho la possibilità non di prendere un altro De Cesare, ma di poter andare a puntellare e avere una forza economica. E poi si è fatto anche un discorso relativo al suo di futuro. Non lo ha detto a chiare lettere, ma ha fatto capire: io ho preparato uno zoccolo duro, mi aspetto di proseguire e magari migliorare. Laddove la società dovesse fare altre scelte, allora io farei altre scelte. Sì, è giusto ripartire da Ventura, secondo me ripartirà da Ventura? Secondo me non ripartirà da Ventura, secondo il mio punto di vista. Però io vorrei capire... Per scelta dell'allenatore o della società? Secondo me per scelta della società. Io vorrei capire un attimo una cosa, ma Fabiano in tutto questo dove sta? Era al Mary Rosi. Perché? Perché io non sento più parlare di Fabiani, e questa non è una cosa bella, perché noi dobbiamo essere onesti. Fabiani a Salerno ha fatto tanto con questa squadra, sbagliando sicuramente, però diversi giocatori sono arrivati a Salerno, ma non c'è, come posso dire, il via di Fabiani, parte sempre dalla società. E sottolineo il fatto che se era per Fabiani, Cercio a Salerno sicuramente non c'era. Bene. Dobbiamo essere onesti, che Fabiani, per quando se ne può dire, è uno competente, è uno che comunque, se c'è da prendere la situazione in mano, la prende. E mi sembra che è un periodo che non lo sento più, non sento parlare, non sento, non interviene. Probabilmente secondo te perché? Perché secondo il suo punto di vista stanno facendo degli errori. E quindi preferisce farli cuocere con l'acqua loro? Con l'acqua sua. Sì, sì. Sì. Allora, ci fermiamo un attimo perché dovremmo avere in collegamento telefonico Mario Di Capua, collega di Juve Stabia Live, e tra l'altro ospite fisso della nostra emittente con la trasmissione che va in onda ogni settimana proprio sulle Vespe. Mario, buonasera e benvenuto ad Amici Granata. Buonasera a te Eugenio, buonasera a tutto il tuo ottimo e grandissimo parterre, buonasera a tutti coloro che sono in visione in questo momento. Paolo Ciotto di Salernitana News e Ciro De Cesare, allenatore, ex giocatore che tu conosci benissimo. Allora, Caserta, la Juve Stabia, il momento poco felice, ma se Sparta piange te ne non ride. Salernitana reduce da 2 punti in 3 partite, Juve Stabia ancora ferma al palo dopo il lockdown. De Cesare ha visto la partita a Benevento, ha detto la Juve Stabia non meritava di perdere, la partita di domani sera è delicatissima per la Salernitana. Come giocherà
questa Juve Stabia e come sta provando a rispondere alle tante notizie di mercato che hanno visto anche Caserta, lo dicevo in tempi non sospetti, me ne devi riconoscere e dare atto, sicuramente uno degli allenatori più interessanti del panorama della B insieme ad Italiano dello Spezia. Concordo perfettamente con te, anche con grande bomber De Cesare, ovvero a Benevento la Juve Stabia non meritava di perdere, però secondo me per la grinta mancante degli ultimi 20 minuti ha meritato di perdere, nel senso contro un Benevento in 10 uomini che si stava accontentando del pari tu non puoi regalare un gol all'avversario, quindi è una squadra che avrebbe bisogno praticamente di varie sedute dello psicologo in questo momento, scusate se sono molto franco nel dirlo, una squadra che non sa riprendersi in campo, appena prende il classico schiaffo, il classico gol, non si riprende più e perde anche un poco il ritmo del gioco. È una squadra che deve giocare sopra ritmo per riuscire a mettere sotto l'avversario, altrimenti appena si ferma un attimo rischia di prenderle un po' da tutti, come ha dimostrato in casa contro un Livorno che ha fatto l'unica partita probabilmente del post lockdown proprio a Castellammare fatta per bene, ma grazie soprattutto a dei regali clamorosi della difesa stabiese. Forse quello è il tallone d'Achille, però a centrocampo io ho visto, apprezzato, in attacco sta pagando un po' Dazio, anche se avete degli elementi di prospettiva molto molto interessanti, forte su tutti, sì. Ma non solo, ma io a centrocampo vedo un Calò che è un giocatore di categoria superiore. Assolutamente, Calò che è già di proprietà del Genoa, ha prolungato fino a fine agosto, la Juve Stabia ricordiamo in settimana ha salutato e dico per fortuna Di Gennaro e ha salutato per fortuna Pukel, lo dico sinceramente perché sono stati due veri e propri ectoplasmi, anche se Di Gennaro non ha fatto malissimo per tutto il campionato, nel senso ha fatto anche un gol importantissimo in quel di Pisa dove la Juve Stabia ha pareggiato negli ultimi minuti, è una squadra che è un po' Dottor Jekyll e Mr. Hyde, in casa benissimo, fuori casa malissimo, dove ha ottenuto solo due vittorie e due pareggi e poi una marea di sconfitte che l'hanno portata poi alla situazione attuale. Juve Stabia che, pensate, era a 36 punti prima del lockdown, ancora oggi è a 36 punti e chiaramente ha bisogno di una scossa. Sono due squadre, chiaramente, da una parte, come dicevi tu, chiaramente Eugenio, e la Salernitana, dall'altra Juve Stabia che sicuramente da questo derby una delle due uscirà rifacendosi di quello che aveva fatto male, ha fatto male effettivamente negli ultimi mesi, pre e post lockdown, perché la Juve Stabia in trasferta ha sempre avuto tantissimi problemi, fatta eccezione per due partite riprese anche quelle al 90° sia a Trapani sia a Verona dove ha vinto le uniche due trasferte stagionali. Sono d'accordo con te, a centrocampo Calò che è il miglior assistant del campionato sta dando tanto, è una squadra però la Juve Stabia che ha un discreto gioco, riesce a tenere spesso palla, però produce poco e quello che produce lo produce soprattutto sul calcio da fermo, 23 gol su 37 in questo campionato sono arrivati sul calcio da fermo, chiaramente bisogna essere bravi a fare gol anche sul calcio da fermo, però questo è un dato emblematico, una squadra che segna solo 14 gol su azione in 32 partite è una squadra che effettivamente ha dei problemi seri lì davanti. Mario, esaustivo come sempre, prima di salutarti due osservazioni fatte a denti stretti da De Cesare, che è uno che non le manda a dire mentre stavi parlando, diceva stanno piangendo tanto, sono ancora più preoccupato, passami la battuta, e poi a proposito di Gennaro con cui De Cesare per cui De Cesare non ha mai avuto grosse, cioè non le ha mandate a dire anche in quel caso l'anno scorso, perché Di Gennaro come ben sai è passato prima per Salerno, adesso insomma l'obiettivo, passami la battuta, e Alessio Cerci, come ti dicevo, insomma Salerno da questo punto di vista ne ha avuti parecchi di potenziali top che si sono rivelati flop. Diceva a proposito di Gennaro, è un polpo all'insalata, insomma. Sì, eppure era sembrato un altro giocatore in alcune partite quest'anno, però poi sulla continuità e anche su quello che dà in campo, per esempio è emblematico una fase a Benevento, a un certo punto è entrato da 3 minuti in campo, stava per arrivare in area di rigore avversaria, su un contatto con Letizia c'è una foto che poi la società non ha voluto neanche pubblicare, che praticamente Di Gennaro fa finta di andare sulla palla ma poi si tira indietro, e lì è la foto emblema di quello che un calciatore per la propria maglia non deve mai fare, che sia la maglia granata per la Salernitana, che sia la maglia gialloblu per la Juve Stabia. Hai detto tutto, dice De Cesare, sei stato... Sì, non l'ho sentito, sono d'accordo con lui. Mario, mi veniva in mente, poi la giro anche ai nostri ospiti in studio, un pareggio non accontenta nessuno?
Beh, io penso che un pareggio accontenti più la Juve perché la Salernitana, devo essere onesto, perché poi giochi fuori casa, la Salernitana è una squadra che in questo momento è in zona playoff e vuole arrivare nelle prime otto, giustamente nelle prime otto posizioni, ma secondo me può ambire anche alle prime quattro. È chiaro, non per quello che ha fatto vedere nelle ultime tre e forse anche nella partita pre-lockdown, però è una squadra che ha dei giocatori che hanno un certo pedigree. È chiaro che da lì a metterlo poi in campo, come dimostrano Cerci ma anche Ertug, che non ha, se non sbaglio, mai visto il campo quest'anno, poche volte, e comunque è una squadra che è stata costruita per altri obiettivi rispetto alla Juve Stabia. Di contro la Juve Stabia il punto almeno ti fa un po' di morale, come lo faceva Benevento, come l'ha buttato anche con Livorno in casa, per dirtene una. Quindi in questo momento penso che la Juve Stabia è passata dal più 12 rispetto alla zona retrocessione al più 5 in tre partite, addirittura dal più 4, anzi dal più 5 rispetto alla zona playout al più 2, quindi comunque ancora in zona salvezza, però è chiaro che in questo momento c'è poco per riuscire a rimediare, perché mancano poi 6 partite dopo il derby, quindi, e tra l'altro la Juve Stabia ha un calendario molto difficile con l'ultima proprio a Cosenza, quindi in questo momento si è complicata molto la corsa salvezza. Grazie a Mario Di Capua, noi ci vediamo domani sera allo Stadio Arechi. Grazie, ciao Mario, un abbraccio a tutti derby. E ci vediamo domani sera, altrettanto, ciao. E allora, la Juve Stabia, un punto, non serve sicuramente alla Salernitana, probabilmente più alla Juve Stabia. Riflettevo su una cosa, Ciro, stanno camminando le squadre che hanno più paura, perché se la Juve Stabia aveva 12 punti di vantaggio sulla zona salvezza e le tre sconfitte si è visto risucchiare 8 o 7 punti, la Salernitana era al 7° posto dopo il lockdown e all'8° posto, cioè le squadre di... Però la differenza con la zona fuori playout, ex playout si è molto accorciata, certo. Sì, però il discorso tra Salernitana e Juve Stabia, ci sono due obiettivi diversi. Assolutamente. E sono due squadre diverse. Sicuramente la Juve Stabia è stata costruita per fare un campionato che bisogna di salvarsi tranquillamente. E penso che sta rispettando, mancherà qualche punto, però sta rispettando i canoni della società. Invece il discorso è inverso, è la Salernitana. La Salernitana comunque è da qualche anno che noi vogliamo cercare di fare un campionato di medio-alta classifica, di entrare in questi maledetti playoff e cercare di vincerli. Sono due obiettivi diversi. Sicuramente stanno camminando col freno a mano. Entrambe tutte e due, sì. Andiamo ad evadere un po' di messaggi. Vincenzo Vinz, Paolo, l'anno scorso il Verona arrivò con fatica all'8° posto dei playoff e quest'anno si ritrova in zona Europa. Playoff obiettivo minimo, che possa essere un auspicio. Noi ce lo auguriamo, però va detto anche una cosa: il Verona aveva una rosa molto più ampia e con seconde linee di un certo livello. Questo è quello che sta mancando in questo momento alla Salernitana, perché è mancato in tutto il campionato, perché quando hai avuto tutta la rosa a disposizione, vedi a Benevento, le gare con il Pescara, la partita con il Pordenone, sono le prestazioni in cui hai giocato meglio e forse hai ottenuto anche i migliori risultati. È chiaro che se Ventura ogni settimana deve fare i conti con Diuric che deve stringere i denti, Lombardi che non c'è, Cerci che sul sintetico non può giocare e quant'altro, insomma diventa difficile poi lavorare con quel poco materiale umano che si ha a disposizione. Poi speriamo di, come diceva Ventura, del 20 agosto, il 21 agosto di poter tirare le somme, che se le tiri il 20 agosto speriamo significa che sei arrivato in finale. Questo premio, questa prima promozione, insomma, vorrà dire che il traguardo sarà stato raggiunto. Rosario Carraturo, sempre sulla nostra pagina Facebook, ciao, volevo salutare Ciro, grande amico Rosario, e poi un paio di domande. Cerci, come lo vedi, e se la Salernitana farà i playoff e se questo modulo è adatto per questa Salernitana? Sul modulo mi pare che De Cesare già si è espresso, sui playoff altrettanto, e siamo al capitolo Cerci. Ciro, allora, probabilmente non dobbiamo essere, come dire, non dobbiamo dire sempre le stesse cose. In questo momento, in quella condizione che sta Cerci, non può giocare almeno tutta la partita. Bisogna capire come mai questo giocatore, da un anno che sta a Salerno, e ancora deve trovare l'intesa, ancora deve trovare la voglia, ancora deve trovare la condizione, ancora deve trovare tutto. Il problema, chi ce lo deve dire? La società. Perché a me mi dicono altro di questo ragazzo, che ha un problema al ginocchio, però io non lo so. Un problema al ginocchio addirittura? Io so che c'ha un problema al ginocchio questo ragazzo, perché
è tecnicamente impossibile che questo si sia dimenticato di giocare. No, perché questo c'ha 33 anni, oh. Non è che c'ha 42 anni, questo c'ha 33 anni. E poi non possiamo discutere la carriera di Cecci, per l'amor di Dio. Fatto i mondiali. Ma se questo qua non può giocare, è da venire con me a baciare la spiaggia, a fare un torneo a baciare. Sì, è questo qua. Allora ci deve essere un problema. Ogni tanto faccio una battuta per cercare, perché sennò la trasmissione diventa piatta. E non va bene. E non ti piace. Perché dobbiamo essere onesti. Se Cecci delle ultime partite fa fatica. Se vai a giocare tu fai più bella figura di Cecci o se va Re Arturo di Napoli? E ancora, standing ovation, Giorgio Procida, Ciro, saluti da Salerno Centro. Volevo dire che la migliore Salernitana era quella del 90 fino al 98, però sempre e comunque forza Salernitana fino alla fine. Io devo cercare di evaderle tutte perché sono davvero tante. Ti chiedevano, Eugenio, ricordiamo Salernitana, questo sul nostro profilo internet tvogisalerno.it, ricordiamo insieme i favolosi racconti di Ciruzzo nella diretta durante la pandemia, esempio fondo schiena di Ambrosio a Genova. E ancora, ma è davvero fece questa cosa? Sì, del Pullman. Ah, devo raccontare di nuovo? No, dico, ma cioè, allora il Pullman viene dentro all'aeroporto per questioni di sicurezza. Per questioni di sicurezza, che c'erano 300-400 tifosi genuani davanti all'entrata dell'aeroporto. Ci viene detto, non mi ricordo da chi, dai dirigenti, chiudiamo le tende e cerchiamo di non guardare fuori. Mi viene da ridere. Come noi ci mettiamo nel pullman? Perché poi c'era molto entusiasmo a Genova, c'era l'adrenalina a 10.000. Come usciamo dall'aeroporto? Ambrosio si abbassa la tuta e il pantaloncino e mette il sedere vicino al finestrino. Successe il fine mondo, Eugenio, non sto scherzando. No, ma ricordo che poi noi abbiamo pernottato in centro, dormivamo blindati dalla all'ottavo polizia. Piano, la notte. Vi sono arrivate le sassaiole. Sassaiole, botte, una cosa allucinante. È storia questa. Ma che cosa dicesti ad Ambrosio quando invece... Ma sei tutto scemo. Perché poi Ambrosio erano poco particolari, lo dovevi prendere un pochino, diceva Ciro lasciami stare, però ha fatto una cosa che non esiste. Però senti, è giusto per chiudere. Stavamo facendo allenamento a Volpe, arrivano due macchine dei carabinieri e mi dissero: Ciro, guarda, ci sono i carabinieri. Che poi giustamente questo sempre quell'anno lì, sempre quell'anno lì. Ho detto, qua qualcuno ha fatto qualcosa stanotte. E un carabiniere mi fa, ma di chi è questa macchina? Era la macchina di Ambrosio. Ho detto, sì, è di un mio collega, il portiere. Comunque ci volevano togliere patente. Ma perché? Camminava a 200 il litorano. La sera prima? Sì. Ce l'ho detto, rendo conto. Comunque alla fine avevo una maglietta, pantaloncini, poi carabinieri, e così mi fece togliere la patente. Vabbè, insomma, meno male che ebbe rubricata questa cosa, lasciamo stare, ma... stricciare. Se ti racconto l'ultima, perdiamo in Coppa Italia ad Alessandra, ti ricordo? Poi andiamo in ritiro alla Spezia. Sì. Arriviamo alla Spezia, partita di merda, se credo pensare. Arriviamo alla Spezia, arriviamo all'una di notte, l'una e mezza. Comunque non portatela alla lunga, è la storia. Io dormivo con Giovanni Gnoff qua a casotto. Vabbè. A un certo punto sentivamo, mannaggia, bestemmiava. Boom, ma che succede? Era Ambrosio che ha preso la TV e l'ha buttata dall'albergo giù. Beh, è vero che lo chiamavano il lupo mannaro. Sì, era un lupo mannaro. Qua che facevi? Riunione tech, staccavi il preso, non si faceva chiamare. Aria bussata a stanza. No, cose allucinanti. Ambrose è una cosa allucinante. A Monza, sì, 9.800 euro di danni ha fatto. Ha sfondato tutti gli spogliatoi. Che le storie, arrivava la fatturina in sede. C'era in Borgia. Ma chi li pagò poi? La Salernitana. Lombardi, chiara pagò. Allora, questa è storia. No, io ripeto, insomma, è veramente...
È veramente particolare, è anche difficile. Marco, Ciro da Salernitano, do un giudizio su un altro Salernitano come Capuano. Che dopo aver giù Capuano, Ezio. Ah, Ezio lì. Come chi è? Dai, dai. Che tra l'altro ha avuto un malore, per fortuna, insomma. Sì, ho saputo, si è risolto tutto. Dopo aver giurato amore alla Salernitana, si commuove per l'Avellino, dicendo di aver sempre sognato ed amato la maglia dei cugini. Mi è molto scaduto. Vabbè, queste sono situazioni che uno non può giudicare. Esempio, io faccio l'allenatore anche di categoria inferiore, però io non farei mai una cosa del genere. Io devo cercare sempre di tenere un equilibrio e devo cercare sempre di portare rispetto, soprattutto alla mia città. Se lui ha fatto quelle dichiarazioni, io non è che sono... Non la condivido, voglio dire, le accetto ma non le condivido, punto, mi fermo qua. Cioè, posso sintetizzarla: se l'Avellino chiama De Cesare ad allenare, De Cesare va, ma non farà mai, perché è lavoro, è professionista, no. Io faccio il professionista, punto. Però non farà dichiarazioni, non farò scenate, dai, parliamo così, okay. A me le scenate non mi piacciono. Anzi, ti sei prodigato a non farle fare agli Ambrosio di tu. Vabbè, però purtroppo quando... Allora, no. Cioè, ma quelle ce ne stanno moliarda ancora. Insomma, quell'anno lì fu... Quell'anno lì mi ritira all'Ariston. Sempre Ambrosio? Sempre Ambrosio, Sciala. Ambrosio e Sciala pure ad alta quota. Sciala. Ad alta quota fecero... Tu pensi che Ambrosio mangiava con la bottiglia di vino sotto ai piedi? Da quando... No, io non ce la faccio. E beh, tu eri, scusa, tu glielo facevi fare? Andava a porta, era bravo, andava a porta. In porta era bravo, dai. Sì, è vero, è vero. Qualche cappellata l'ha fatta, però insomma. Però tecnicamente forse uno dei portieri più forti, sì, dal 2000 in poi. Vero, vero. Ma poi quella, i portieri sono sempre... Ma parlando seriamente, quello ha fatto delle cose a Salerno quando stavo io, ma che poi, mamma mia, si è innamorato di una, hanno fatto un burdello. Vabbè, adesso va bene, un burdello. Adesso è un gossip. La adesso, Giovanni Califri, Bella Cirù, Maria di Strais, insomma, è standing ovation. Ciro, ci vediamo sul campo, Maria, di Ponte Cagliari. Maria di Stratis? Di Stratis. Questa è una carabiniera. Ecco appunto. Salutiamo anche l'arma. Salutiamo anche l'arma. Sì. Ciro, ci vediamo sul campo di Ponte Cagnano. Portalo a giocare a Castel San Giorgio, dice Rosario. Paolo, prima di andare in pubblicità, ti aspetti qualche contromossa di Ventura? Che ha detto l'atteggiamento tattico sarà in funzione dell'atteggiamento tattico delle Vespe. Ma bisogna anche fare i conti con le pedine, con gli infortunati, con l'assenza di Lombardi, con l'assenza di nome che pesa davvero molto, perché poi di Cicerelli era l'unico che poteva dare un po' di gamba in questo momento, considerando appunto che Cerci, insomma, ormai credo che sia fuori dai giochi, se non per qualche spezzone come è accaduto lunedì con la Cremonese, quindi insomma non credo che possa stravolgere molto. C'è Kin, no? Kin e Maestro, che possono essere un po' le pedine, magari possono... Puoi però fare Maestro, ti devo interrompere, Maestro non può fare l'esterno. No, io parlo di trequartista, sì, quindi mezzala, per avere un supporto più alla coppia d'attacco, però non credo che possa stravolgere più di tanto la formazione, perché non ha le pedine per farlo. Andiamo in pubblicità, terza ed ultima parte, subito dopo i comunicati commerciali, restate con noi. 54 minuti dopo le ore 21 per i saluti finali, la vigilia del derby con la Juve Stabia. Vi abbiamo raccontato e detto un po' di cose di Casa Granata ad Amici Granata con Paolo Siotto di SalernitanaNews.it e soprattutto Ciro De Cesare, il Toro di Mariconda, standing ovation. Io racchiudo in due messaggi che continuano ad arrivare al nostro profilo Facebook. Domma Granata: uno come Ciro dovrebbe avere per sempre il cavalluccio sul petto, a vita, idolo. Antonio Quatrano, Sigros Sciabulilla, insomma, ma il fatto, ti senti un po', cioè ce l'hai dentro la salernitanità, ti sei sentito un po' scippato del fatto che anche il settore giovanile, che pure hai toccato, sei stato costretto a cercare fortuna altrove? No, non è così, dobbiamo essere onesti, è normale. Io ho fatto un percorso e questo voglio ringraziare la società sicuramente,
non c'erano le basi per continuare, Eugenio, perché poi tu sai benissimo, quando sei di una forte personalità, devi iniziare a allenare con i grandi, no? Perché poi con i ragazzini, interagire con i ragazzini diventa un pochino molto più complicato. Fermo restante che io comunque ho fatto 2-3 anni alla Salernitana molto bene con Fabiani e quant'altro, con Bianchi, e abbiamo fatto un buon lavoro. No, io non mi sento assolutissimamente scippato. Tu sai benissimo che io questi colori e questa squadra la porto nel cuore. E a me, chi è, se parlano male della Salernitana, e ci sto io davanti, li blocco. Bene. Allora, in conclusione, Paolo, lo abbiamo detto, è tutto paradossale in questo campionato atipico, però è comunque tempo di mercato ed è giusto che le squadre si muovano. La Salernitana lo sta facendo più o meno sotto traccia. Di fatto ha chiuso l'accordo per Valeri, terzino sinistro di grande prospettiva del Cesena. Il club marchigiano incasserà circa 250.000 euro per il cartellino del giocatore, che è anche un talismano perché ha vinto in tutte le squadre in cui ha giocato. Però negli ultimi giorni è rimbalzato, lo abbiamo ribattuto sul nostro portale, in questo caso nostro portale salernitananews.it, di Marras, svincolatosi di fatto dal Livorno, attaccante esterno offensivo, e soprattutto c'è questo grande sogno nel cassetto di Ranieri, che però pare abbia estimatori e sia un predestinato, sì, addirittura sogna gli europei. È uno dei difensori italiani che gioca insomma in Serie B di maggiore prospettiva, non lo scopriamo certamente questa sera, e resta un sogno, però poi resta sempre, intorno al discorso che facevo prima, forse sono un po' monotono, chi lo prende poi? Lo prende la Lazio e lo gira la Salernitana? Ma ti dispiacerebbe? È sempre un passaggio. Allora, il mercato della Salernitana lo fa la Lazio, lo fa Tare, punto. E per questo che Fabiani è in silenzio. Sì, perché là le pedine le muovono a Roma, e tu lo sai benissimo. A Fabiano gli danno solo le patate bollenti, e non è corretto, perché Fabiano quando ha operato ha fatto sempre bene, sempre, soprattutto nelle situazioni negative. Cioè nella gestione del momento difficile. Per adesso lo dico, lo richiamo a Salerno proprio quando ci E ti dico che se la Salernitana avrà una situazione negativa, Fabiano deve prendere le redini in mano, perché è l'unico che lo può fare, è l'unico che conosce la piazza, è l'unico che conosce i giocatori, è l'unico che conosce le situazioni. Dobbiamo essere onesti. E invece sui profili di cui stiamo parlando, questo Marras del Livorno? Vabbè, giocare a Salerno è difficile. Ci vogliono giocatori, gli attributi, ci vogliono giocatori di personalità. Sperando che questi giocatori che arrivano a Salerno sanno, si informino prima di venire a Salerno. Che piazza è? È una piazza che non aspetta, una piazza che vuole subito. Anche perché non dovesse andare bene quest'anno, l'anno prossimo. L'anno prossimo, che gli vedi? Che ci vedi? Resta Ventura, e l'anno scorso. Poteva essere un discorso di prospettiva, esatto. Quest'anno vai a fare il bluff, ti ci avvicini, l'anno prossimo poi. Se resta, a proposito di alzare l'asticella, devi gioco forza alzarla a tutti gli effetti. Ma oggi Ventura insomma, ha fatto un piccolo solco, no? Sì, vista anche l'eventuale permanenza a Salerno. Sono d'accordo. Allora, siamo davvero addirittura d'arrivo, esattamente con 2 minuti di anticipo chiudiamo, Ciro. E mi aspetta una bella pizza con qualche birretta. Quante birrette? Un paro, secondo me. E allora, no, non diciamo dove la vai a mangiare, ma sono sicuro che è un'ottima pizza. Sicuramente, poi ti manda un WhatsApp. Ma io speravo che mi invitassi ogni a mangiare. Ogni tanto in dialetto si può parlare. Ah sì, a te è concesso tutto, hai sdoganato anche il dialetto. Un pronostico per Salernitana di Sabbia? Io? Sì. Vabbè, come abbiamo detto, sono due squadre che in questo momento stanno facendo fatica. È normale che la Juve Stabia sicuramente verrà qua accorta, e non penso che verrà qua a viso aperto a giocarsi la partita, secondo il mio punto di vista. E invece, per quanto riguarda la Salernitana, dovrebbe fare una partita molto, ma molto di personalità e molto di temperamento. Cioè, una squadra molto, molto
di Gamba, perché vedendo, non giocando Juric, giocando con, mi sembra, Iallo sono giocatori di Gamba, vuol dire che lui li vuole prendere in velocità, perché come ha detto anche il giornalista di Castellammare, che dietro attualmente stanno facendo molto fatica. Sì, potrebbe essere Cochin, una chiave di lettura. Cochin in condizione, la Salernitana può fare risultato domani. Paolo? Ma queste partite post-Covid ci stanno insegnando che, insomma, nulla è scontato, perché abbiamo visto, insomma, tanti gol, anche tanti errori, non so, chiaramente da parte della Salernitana. Sarà una gara dura, una gara ostica, perché la USB verrà qui per difendere il risultato, però credo che alla lunga verrà fuori la qualità della Salernitana e anche un po' quella voglia di rivalsa, perché la USB è nervosa, insomma, il fatto di aver, come detto anche Ciro Polito, di essere Ciro Polito, di aver sprecato tanti bonus, forse ora può far sentire un po' la pressione della USB, paradossalmente a meno da perdere la Salernitana, quindi forse questo può giovare alla formazione granata. Grazie, grazie a Paolo Siotto, grazie di Salernitana News.it, grazie a Ciro De Cesare, allenatore del Castel San Giorgio, che facciamo un altro anno, sì sì, un altro anno, eccellenza, eccellenza. E come hai chiuso quest'anno? Pre-Covid? Quarto. Quindi la stavi giocando con una squadra molto giovane, che era partita con l'ambizione, con ambizioni sempre playoff, e stavamo dentro, eravate ampiamente dentro. In bocca al lupo a Ciro De Cesare per la sua nuova avventura con il Castel San Giorgio. Un grazie in cabina regia a Peppe Maglio e dietro alle telecamere al nostro immarcescibile Fabregas. L'appuntamento con Amici Granata è a giovedì prossimo, sempre alle 20:30, solito classico tradizionale. Ciao. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.